Amici di Sardegna 1, bentornati a un nuovo appuntamento con Piatti di Sardegna. Quest'oggi, come potete vedere, siamo a Pau, questo piccolo paese nell'Alta Marmilla chiamato il paese dell'ossidiana. Questa infatti alle mie spalle è una scultura di ossidiana che è solo un esempio di tante sculture che sono sparse in questo paese. Poi Maurizio ne farà vedere alcuni esempi. Ed ora andiamo invece a scoprire quale sarà il piatto di oggi. Sempre da Pau siamo in compagnia ora del sindaco, il signor Franceschino Serra, al quale insomma diamo il benvenuto nella nostra trasmissione Piatti di Sardegna e ringraziamo anche di averci ospitato nel suo comune. Dove ci troviamo precisamente? Allora, intanto grazie a voi per la visita. Ci troviamo sul Monte Arci, siamo nei locali del campeggio montano Senniceddu. Abbiamo qui una tavolata allestita con i prodotti tipici del nostro territorio. Sono un pochino i prodotti classici della Sardegna, però chiaramente la tipicità è data proprio dal fatto che questi sono prodotti che nascono sul Monte Arci. Gli animali, quindi i maiali e i cinghiali, sono alimentati con questo alimento tipico. Questo è il segreto della loro particolarità nel gusto? Beh, certamente influenza quello che è il gusto caratterizzante di questo territorio. Bene, poi troviamo i formaggi, la ricotta, chiaramente il pecorino a sua volta anche stagionato. Dopodiché passiamo ai legumi. Il legume è sicuramente il piatto tipico dei contadini di una volta, ma oggi riscoperto anche nell'alimentazione moderna, quindi abbiamo i ceci, le fave, le lenticchie, sono i prodotti più classici delle nostre campagne. La pasta, il piatto protagonista di oggi sarà Marraconi de Gibiru, maccheroni fatti con il setaccio. Sono un po' più grandi questi dei soliti gnocchetti, dei maloreddus, che sono un po' diversi come forma, no? Che tipo di pasta è questa? Questa da noi sono chiamate talluzzas, sono quelle che sono i mal tagliati, cioè i ritagli dalla produzione di ravioli e di altre paste. Io spenderei però un minuto di tempo per parlare di questo dolce che non ho mai visto. Pensavo fossero dei ceci semplicemente con dell'aceto balsamico e invece no, è tutto il contrario, è qualcosa di dolce. Di cosa si tratta? Esatto, questo è un dolce tipico di fine anno, si chiama triugotto, si tratta di grano cotto in acqua e sale e poi condito con un sughetto fatto di sapa. E veniva servito ed era obbligatorio quasi per tutti mangiarne un cucchiaio almeno l'ultimo dell'anno, perché portava bene, portava fortuna, buon auspicio, ricchezza. D'accordo, grazie. Eccomi, mi sono spostata ora in quest'altro tavolo, come vedete ci sono gli ingredienti del piatto di oggi e mi trovo in mezzo alle due signore, le due cuoche di oggi. Le presentiamo, sono la signora Concetta. Buongiorno. E la signora Giacomina. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, quali sono gli ingredienti? Innanzitutto, come si chiama il piatto di oggi in sardo? Si chiama Marraconi de Gibiru con pezza de satizu. E la variante può essere anche l'aggiunta dei funghi. Dunque, quali sono gli ingredienti? Ricapitoliamo. Carne di maiale. Sale, aglio, saporita. Che è composta da? Con un mix di cannella, noce moscata, e pepe, chiodi di garofano, e finocchietto selvatico e pepe nero. E pepe nero. E un po' di vino con aceto.
Bene, quindi questa è la carne tagliata a pezzettini che verrà messa a macerare dalle 24 alle 48 ore, giusto? Dall'1 a 2 giorni. Dopo 2 giorni di macerazione con tutti questi ingredienti, questo, facciamo vedere Maurizio, sarà il risultato finale. Prima di vedere la preparazione del piatto di oggi, consegniamo il nostro grembiule ufficiale di Piatti di Sardegna alle nostre signore. Quindi, signora Concetta, prego, e Giacomina. Bene, ora che le signore sono pronte, vestite per cucinare, cominciamo a vedere come si preparano questi marracoi de Gibir. L'ho detto bene, signora? Sì. Quali sono le fasi di preparazione del piatto? Prendiamo la carne tagliata a tocchetti, un pizzico di sale, un pizzico di aglio, un pizzico di saporita e qualche chiodo di garofano, un pizzico di finocchietti selvatici, un po' di pepe nero e un mezzo bicchiere di vino. Tutto questo si lascia macerare? Macerare per 2 giorni. In frigo? In frigorifero e poi si fa il sugo, si procede con il sugo. Chi entra a Pau non può fare a meno di notare le sculture di ossidiana. Io chiederei quindi al sindaco, visto che sono comunque curiosa, di spiegarci cos'è l'ossidiana e come mai il Monte Arci è così ricco di questa pietra. Allora, vogliamo dire subito che il paese di Pau fa parte del parco naturale del Monte Arci, che fa parte anche del parco geominerario storico ambientale della Sardegna, che è riconosciuto dall'UNESCO. Proprio per la presenza di questo minerale, che è l'ossidiana. Si tratta di un vetro naturale, un vetro vulcanico, utilizzato sin dal periodo neolitico, dagli antichi preistorici, per la produzione e la realizzazione di utensili di uso quotidiano, quali freccette, coltelli e altri utensili che ritroviamo in molti siti archeologici, sia della Sardegna, in quasi tutti i siti archeologici della Sardegna, ma anche al di fuori della Sardegna. L'ossidiana è stata infatti protagonista di uno dei primi commerci che ha fatto l'uomo, portando via l'ossidiana dal Monte Arci e esportandola. Infatti la si trova in molti siti archeologici del sud della Francia, o anche dell'Italia, in Toscana, in Liguria, addirittura anche in alcuni siti della Germania è stata ritrovata dell'ossidiana del Monte Arci. Ecco, come vedete, questo che indosso io è solamente una delle tante creazioni che si possono realizzare con l'ossidiana per quanto riguarda i gioielli, non solo sculture ma anche gioielli, quindi. Sì, come nei progetti di valorizzazione storico-culturale che le amministrazioni di Pau stanno portando avanti da oltre un decennio, l'ossidiana occupa un ruolo fondamentale. L'ossidiana quindi non solo come materiale archeologico e quindi freccette, utensili del periodo neolitico che troviamo esposte poi nel museo dell'ossidiana, ma anche l'ossidiana rivista in chiave moderna con la produzione di gioielli, di sculture ed altri elementi d'arredo da riproporre in chiave moderna appunto. Ecco, per quanto riguarda appunto il Monte Arci, il sindaco mi diceva che era zona vulcanica. Sarà per quello che i vostri salumi e tutti i vostri prodotti hanno un sapore così particolare? Come mai? Beh, certamente il fatto che il Monte Arci sia di origine vulcanica ha un ruolo fondamentale anche in quello che è poi il gusto finale anche dei prodotti della gastronomia. Sul Monte Arci si è sviluppata poi un bosco di leccette e di querce da sughero che producono anche le ghiande, che quindi danno un sapore particolare anche alla carne e ai prodotti della gastronomia. Quindi invito tutti a venire a valutare proprio la differenza che c'è fra i prodotti prodotti del nostro Monte Arci e gli stessi prodotti provenienti da altre zone, appunto.
Benissimo, come vedete il nostro piatto è pronto, quindi il sugo affumante, se volete anche a piacere una grattugiata, una spolverata di pecorino, rigorosamente. Io ringrazio innanzitutto il sindaco Franceschino Serra per averci invitato nel suo comune e le nostre cuoche di oggi, la signora Concetta e la signora Giacomina. Perciò vi salutiamo, da Pau è tutto, ci vediamo domani con un'altra puntata di Piatti di Sardegna. Ciao a tutti!